vulnerabilità delle zone costiere. Accordo tra la Protezione Civile regionale e l'Università degli Studi di Trieste per un progetto importante che vuole tutelare l'Isola del Sole Grado, ma anche lungo tutto il litorale del Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo un problema di rischio delle nostre coste. Naturalmente poi ci siamo occupati 5 anni di emergenza e questo è un atto che invece tende a ridurre, a contenere l'emergenza, quindi una valutazione sui profili di rischio delle coste, un intervento legato a dimensionare e stimare le opere necessarie a contenere questi rischi, l'impatto legato anche ai flussi dello spostamento dei sedimenti, quindi una valutazione complessiva che ci consentirà di capire, per essere in sicurezza, le nostre coste di cosa hanno bisogno. A partire dal punto che viene definito più critico, che è quello della località di Grado, che rischia negli anni di dover subire non solo degli allagamenti, ma anche delle difficoltà in ordine a delle aree che potrebbero essere allagate molto di più di quello che è stato nel corso degli eventi meteorologici che abbiamo visto negli ultimi anni. Quindi noi intendiamo partire da qui, mettere in sicurezza quello che è un patrimonio riconosciuto da tutti, dal punto di vista turistico, culturale, architettonico. L'isola d'oro non si chiama d'oro per niente, quindi partiamo da qua perché questo è un patrimonio che va tutelato al più presto. I report stimano un innalzamento del mare, un'ingressione del mare nel 2100 che potrebbe arrivare fino a 80 centimetri, quindi interessare tutte le coste. Saranno realizzati in collaborazione con la Protezione Civile dei modelli per capire eventualmente anche come intervenire a livello strutturale dopo questo intervento di indagine. Noi abbiamo visto l'andamento delle maree e col passare degli anni noi partiamo da una piattaforma più alta, quindi il rischio è questo, quindi bisogna fare delle opere che contengano questo, ovviamente nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto di una condivisione che ci deve essere col territorio, ma queste opere di protezione vanno realizzate, non possiamo permetterci che patrimoni di questo genere, a partire da Grado, ma tutta la nostra linea di costa, possano essere messi in discussione.